volendo dire in maniera oggettiva come noi abbiamo utilizzato il tempo, la risorsa normativa, la risorsa finanziaria, il ruolo, il potere e la responsabilità pubblica di questo comune. Siamo convinti che il potere serve per poter fare, ma che il potere consenta di poter fare c'è bisogno di una bella quantità e qualità delle idee. Idee che per numero e qualità possono essere assunte solo se si dialoga, se ci si confronta, se si coltiva la partecipazione, se si ha la voglia e la determinazione di ascoltare, di snidare, di rilevare quello che c'è in una città, in un territorio, in una comunità. Noi abbiamo fatto questo in questi formidabili 60 mesi. Abbiamo avuto un'idea precisa delle priorità, perché sapevamo che vale molto anche il tempo. Volevamo essere veloci, perché è un'altra maniera per portare rispetto al potere che la cittadinanza ci ha dato. Quello che andava fatto doveva essere fatto velocemente, promuovendo innovazione, promuovendo coinvolgimento, cercando in una parola che si allargasse la sfera della corresponsabilità. Caro Leonardo, a te l'ho detto, voglio dire anche perché abbiamo preteso che qui ci fosse Predrag Matvejevic, uno speciale amico della nostra città, e di quello che Pescara vuole continuare ad essere, vuole specializzarsi e specializzare come sua funzione al futuro, come declinazione di una vocazione che è scritta nella sua storia, nella sua identità e nel suo DNA. Noi vogliamo essere un riferimento di questa immaginifica ma esistente regione dell'Adriatico, che è fatta di terraferma e delle tante opportunità dell'acqua, di questo mare che da tempo ha smesso di vivere e da parecchio tempo ha cominciato a unire. Tu ci devi aiutare nell'essere creduti, credibili, affidabili, nel darci insegnamento, nel fornirci sostegno, nel fare in modo che tutto quello che noi vogliamo fare possa accadere, consentendoci anche pezzi della tua credibilità internazionale. Ma noi in questi 60 mesi abbiamo avuto sia un occhio alla grande prospettiva, alla grande dimensione, sia un occhio impegnato alle questioni che la cittadinanza con emergenza aveva segnalato sulla nostra agenda. Oggi mi sono sentito con i miei più stretti collaboratori, ma di più, oggi ho parlato prima di questa occasione, per l'ultima volta prima di questa occasione, con i tanti cittadini che con gioia mi piace incontrare e mi hanno detto: mi raccomando, racconta le cose fatte, non spendere una parola contro alcuno, scavalca gli avversari, cercali dopo per collaborare insieme. Ed è quello che faremo anche in questa occasione, che faremo anche domani e dopodomani e che abbiamo fatto in questi 60 mesi. Abbiamo dichiarato guerra solo alle questioni che non andavano, ai problemi, ai nodi che mettevano in difficoltà la nostra città e la nostra comunità. Abbiamo fatto in modo che in questi 60 mesi ricominciasse la normalità della funzionalità della città. Mi ricordo una giornata speciale di Pescara, quando un servitore di questa città, un consigliere comunale richiamato prima del tempo dal Signore a nuova vita, Nino Sospiri. E in quella occasione, durante il funerale, la città si allagò. Io vengo da un paese che conosce la neve, l'acqua e le altezze delle montagne. Non conoscevo la possibilità di allagamenti per parti collinari di una cittadinanza, di una città, di una comunità, di uno spazio. Io mi ricordo in quella occasione Pescara si allagò ai colli. E allora noi dicemmo: stiamo per davvero facendo bene, occupandoci anche di opere che non si vedono, che sono le infrastrutture che stanno nel sottosuolo, che fanno in modo che una città mai si debba più inginocchiare davanti
a quella specie di mostruosità che io scherzando ho chiamato l'onorevole acquazzone. Noi abbiamo fatto, dobbiamo continuare a fare, però fatemi dire, 50 chilometri di fognature noi abbiamo portato a casa in 60 mesi. Non sono tutte quelle che servono, perché ne dobbiamo fare ancora, ma consentitemi, questa è una maniera di essere seri rispetto a ciò che serve. Così come quando le mamme di questa città, le nonne, le zie, i bambini, attraverso il mio telefonino che conosce tutta la città, caro Leonardo, tutta la città, mi chiedevano, Luciano D'Alfonso, dottor D'Alfonso, candidato sindaco e poi sindaco, appena dopo l'elezione, mi raccomando, fai in modo che a Pescara aumentino i vuoti di questa città. Aumentino i vuoti che possano essere riempiti dal verde, dagli alberi, dalle panchine, che possano facilitare l'incontro delle generazioni. Bene, da quel 9 di giugno del 2003, arrivando a martedì prossimo, siamo riusciti a mettere in vita, a garantire la nascita a qualcosa come 31 parchi nella città di Pescara. Leonardo, abbiamo un primato anche rispetto alla tua bella Firenze, alla tua inarrivabile Firenze. Nel rapporto tra metri quadrati della città, abitanti della città, quello che poteva fare, noi abbiamo il numero più alto di metri quadrati di verde per i bambini, per le donne e per gli anziani.